Cerchi le risposte a tutte le tue domande sul diamond painting? Ciao, io sono Letizia e in questo video troverai la risposta a tutte le domande più frequenti sulla tecnica del diamond painting. In questo video infatti scoprirai, ad esempio, la differenza fra diamond painting 3D e 5D, se sono meglio i diamantini rotondi o quelli quadrati, se è obbligatorio sigillare le tele finite e molto altro ancora. Quindi, se sei curiosa di sapere tutto, ma proprio tutto, sul diamond painting, amerai questa guida. Partiamo! Pare che il diamond painting sia stato brevettato in Cina nel 2010 da un'azienda cinese, appunto. Nel 2017 poi un'altra azienda che si chiama Paint with Diamonds ha fatto in modo di espandere e far conoscere il diamond painting, in particolar modo in Europa e in Nord America. La differenza fra diamond painting 3D e 5D consiste nel numero di sfaccettature che ha ogni diamantino. Nel diamond painting 3D sono 3 per ogni lato, nel 5D sono 5 per ogni lato. Minore è il numero delle sfaccettature, minore è la brillantezza. Square e round ovviamente si riferiscono alla forma dei diamantini, quindi square drill sono i diamantini quadrati e round drills sono i diamantini rotondi. I diamantini, sia rotondi che quadrati, hanno misure universali. I diamantini quadrati hanno il lato che misura 2,5 mm, mentre i diamantini rotondi hanno un diametro che misura circa 2,8 mm. In realtà non c'è una risposta universale a questa domanda perché dipende un po' dai gusti. C'è chi si trova meglio con quelli rotondi, c'è chi si trova meglio con quelli quadrati. Entrambi i tipi di diamantini hanno i pro e i contro. I diamantini rotondi sono ideali per i principianti perché sono più facili da posizionare. Inoltre sembra che diano più lucentezza rispetto a quelli quadrati. Per contro però le tele risultano meno rifinite perché si vedono di più gli spazi fra uno e l'altro. L'effetto finale di tele con diamantini rotondi è quello di tele ricamate a punto croce. I diamantini quadrati invece sono un pochino più difficili da posizionare perché bisogna essere molto precisi, soprattutto per riuscire a fare delle file dritte. I pro però sono che le tele finite risultano molto più rifinite perché non si vedono più gli spazi fra uno e l'altro e l'effetto finale delle tele è un effetto a mosaico. Per eliminare le pieghe ci sono diverse possibilità. Si possono sistemare le tele sotto un peso per un lungo periodo, ad esempio si possono mettere sotto una pila di libri oppure infilate sotto il materasso, quindi fra la rete e il materasso. Il metodo che secondo me è più adatto, che però io finora non ho ancora provato perché non ho avuto ancora questo tipo di problema, è quello di stirarle sul retro. Io ho visto un tutorial su YouTube di una signora che spiega come farlo, ti lascio il link in descrizione sotto al video, casomai guarda questo tutorial e attiva i sottotitoli perché questo tutorial è in inglese. Non è obbligatorio sigillare la tela finita, diciamo che dipende da come esporrai la tela. Se sistemerai la tela in un quadro e quindi sarà protetta dal vetro, il vetro eviterà anche il fenomeno del popping, cioè il distacco dei diamantini dalla tela, quindi in quel caso non è obbligatorio sigillare. In tutti gli altri casi in cui invece la tela sarà esposta, è meglio sigillare. La colla infatti funzionerà come fissante, terrà ben incollati i diamantini. L'unico contro è che in questo modo le tele finite, soprattutto se esageri con la colla, perderanno un pochino di brillantezza. Per eliminare le bolle d'aria basta usare un taglierino, quindi si va a incidere la bolla facendo attenzione a incidere proprio solo lo strato adesivo e non anche la tela sotto. In questo modo si riesce a far uscire l'aria e si riesce ad appiattire lo strato adesivo.
Il full drill è una tela nella quale i diamantini ricoprono l'intera immagine, quindi sia il soggetto che lo sfondo. Il partial drill o partial diamond painting invece è una tela in cui i diamantini ricoprono solo il soggetto, perché lo sfondo dell'immagine è stampato. Certo, i partial diamond painting si possono sigillare, in questo caso però è meglio utilizzare un pennello più piccolo e bisogna evitare di ricoprire con la colla anche le parti della tela senza diamantini. Di solito le tele diamond painting vengono fornite in un kit che contiene tutto il necessario proprio per poterle realizzare. Nel kit troviamo, oltre alla tela con l'immagine da ricoprire con i diamantini, una drill pen, cioè una penna di quelle per sistemare i diamantini, una vaschetta, una pinzetta e un pezzettino di cera. Il sistema dei colori per diamond painting per convenzione è basato sul sistema dei colori DMC, che conta 489 colori. Uno dei colori più conosciuti e usati è il nero numero 310. Intanto la prima cosa da tenere in considerazione è che più è grande la tela, maggiore sarà il costo. Ma è anche vero che più è grande la tela, più sarà definita, sia perché aumenta il numero di colori che di solito vengono utilizzati, sia perché sarà molto più dettagliata. Però se sei un principiante e non hai mai provato questo hobby creativo, ti consiglio di iniziare con una tela piccola. Se è una tela quadrata, diciamo che può andare bene una 30x30, oppure rettangolare 20x30. Con tele così piccole, infatti, sarà più facile prendere dimestichezza con la tecnica e capire se ti piace davvero. Il primo motivo è molto pratico. Se lavori a sezioni piccole, le parti di tela che saranno scoperte saranno più piccole, quindi sarà più difficile che si possano sporcare con peli, capelli, sporcizia varia. Inoltre, se ti concentri su piccole aree, riesci anche a posizionare meglio i diamantini, soprattutto se stiamo parlando di diamantini quadrati. Hai trovato la risposta alle tue domande? No? Allora ti consiglio di guardare anche i video precedenti che ho già pubblicato sul diamond painting e che sono la guida completa sul diamond painting dalla A alla Z, i 25 trucchetti e consigli utili e geniali, come sigillare diamond painting finiti, come incorniciare diamond painting, e se neanche così hai trovato la risposta alla tua domanda, non ti resta che lasciarmela qui sotto nei commenti. Per vedere altri tutorial come questo, lasciami il tuo like, iscriviti al canale cliccando su iscriviti e sulla campanella, selezionando tutte le notifiche per non perderti nessuno dei prossimi video, non perderti i miei contenuti su Instagram, dove pubblico anche post, suggerimenti, consigli, mini video che non trovi qui su YouTube. Ti aspetto anche su www.vivicoletizia.it e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!